argomenti principali, cioè le tempistiche. Quindi, quando gli sposi arrivano da me, una delle prime cose che mi chiedono è quanto tempo prima si deve incominciare ad organizzare il matrimonio. Diciamo che una tempistica precisa non c'è. Quello che posso consigliare io, vista l'esperienza, è dai 12 ai 9 mesi. Anche se in realtà ho poi aiutato delle coppie anche in 6 mesi o 4 mesi. Quindi dipende veramente da quello che volete e da quali sono le vostre esigenze. La primissima cosa che comunque dovete fare è la ricerca e la conferma della location, in particolare se volete sposarvi in alta stagione, cioè nei mesi che vanno da giugno a settembre. Questo a maggior ragione se voi avete in mente una località, diciamo, dove ci sono molte location per matrimoni che sono però molto gettonate, quindi dovete muovervi con anticipo. Anche perché tenete conto che se volete sposarvi di sabato, e sabato è il giorno che per la tradizione italiana è quello preferito, c'è veramente bisogno spesso di prenotare la location un anno o anche di più, anche più tempo prima, perché naturalmente è il giorno della settimana che viene scelto da tutti. E una volta che avete confermato la location, diciamo che almeno avete la data e potete essere tranquilli e sicuri. Per quanto riguarda gli altri fornitori, potete sicuramente muovervi con più calma. I due fornitori che consiglio di cominciare a selezionare per primi sono sicuramente il fotografo, in particolare se avete in mente un fotografo magari abbastanza conosciuto e abbastanza famoso, perché c'è la possibilità che anche il fotografo sia stato prenotato addirittura con un anno di anticipo, e tutto ciò che riguarda l'intrattenimento musicale. Quando si parla di musicisti e di band d'estate, bisogna considerare che magari non fanno solo matrimoni, ma hanno anche altri eventi, concerti o serate, e quindi può darsi che siano molto impegnati. Quindi, se avete un musicista del cuore, cercate di prenotarlo il prima possibile. Quello che vi posso consigliare per tenere tracciato in maniera molto più regolare il timing è di prendere un taccuino, piuttosto che un'agenda o un semplice quaderno bianco, e segnarvi tutti i punti che avete in mente, o meglio, tutti i fornitori e quella che potrebbe essere nella vostra ottica la tempistica migliore per darvi la possibilità di non andare in ansia. Questo lo dico perché vi permette così di avere sempre tracciato quello che è tutta la cronologia dei matrimoni. Ci sono poi delle scelte che hanno invece delle tempistiche standard, per esempio per quanto riguarda la consegna delle partecipazioni, che è un'altra cosa che spesso gli sposi mi chiedono: quanto tempo prima devo invitare i miei invitati? Anche in questo caso quello che consiglio è 2-3 mesi prima, perché permette alle persone di organizzarsi meglio, in particolare se durante l'estate magari vogliono prenotare le vacanze e quindi sanno che ci sarà il vostro matrimonio con anticipo e riescono ad organizzarsi. Ci sono poi invece dei fornitori minori che possono essere tranquillamente scelti e conosciuti anche mentre ci si avvicina al matrimonio, per esempio per l'allestimento floreale possono bastare 2-3 mesi, la stessa cosa per quanto riguarda la prova del trucco e dell'acconciatura. Quindi è veramente molto variabile questa tempistica. Quello che vi posso dire è questo: prima iniziate, più in realtà i tempi si dilatano e l'ansia cresce. Ve lo dico perché mi è capitato di avere dei clienti che hanno cominciato a preparare il matrimonio 2 anni prima e arrivano al matrimonio stremati, perché c'è veramente tanto tempo e questo percorso sembra non finire mai. Quindi, come vi dicevo, un periodo medio per avere un buon margine senza stress va dai 9 mesi ai 12 mesi.